Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Stanchi di spendere un sacco di soldi in smartphone? Volete spendere un po' meno? Dovete risparmiare? Volete godervi le vacanze? O più semplicemente vi serve un secondo telefono per la vostra seconda SIM che non necessita di particolari features? Siete nel video giusto. Qui vi darò 10 piccoli, spero buoni, consigli per acquistare uno smartphone online Android con 100 euro di budget. Quindi armiamoci di pazienza e andiamo a vedere quali sono i modelli più appetibili. Ma quanto costa? 60.000. Solo? Iniziamo dalla posizione numero 10, in cui troviamo Alcatel Pixee 4. È un telefono da 5 pollici di display che non arriva all'HD, ha un processore MediaTek quad core da 1 GHz, 1 giga di RAM, 8 giga di memoria, funziona con micro SIM, una batteria da 2000 mAh, pesa 169 grammi ed è aggiornato Android 6.0 Marshmallow. La cosa molto interessante di questo smartphone è che lo potete trovare online sul sito 4G Retail, insomma, il sito della TIM, a soli 49,90 euro. Un prezzo veramente molto valido per chi deve affacciarsi ora al mondo degli smartphone Android. Posizione numero 9, in cui troviamo Huawei Y3 2 Pro, un nome veramente lungo, tuttavia è un telefonino molto molto piccolo, molto basilare, un display da 4.5 pollici, risoluzione quasi HD, non ci siamo ancora all'HD, ha un processore MediaTek MT6735 da 1.2 GHz, quad core, la memoria RAM è da 1 giga, capacità di memoria 8 giga espandibili con schedine microSD, fotocamera da 5 megapixel più una frontale da 2 megapixel, ovviamente sistema operativo Android, una batteria da 2100 mAh. Pesa 150 grammi e in questo Huawei è possibile inserire addirittura due SIM, essendo il telefono dual SIM. Il suo prezzo, veramente conveniente, si trova intorno agli 89 euro sul sito di 4G Retail della TIM oppure nei negozi online, bene o male, si aggira sempre intorno ai 80-90 euro massimo. La suite sul mare viene sulle 80.000, signore. Saliamo alla posizione numero 8 dove troviamo un bellissimo LG, il K8. K8 dotato di un display HD da 5 pollici, un bel IPS, processore da 1.3 GHz, una MediaTek ovviamente MT6735, RAM da 1.5 GHz, quindi saliamo anche come capacità di RAM, memoria da 8 GB espandibili, risoluzione della fotocamera principale da 8 megapixel, con l'anteriore da 5. In questo smartphone troviamo un display leggermente smussato agli angoli, quindi una tecnologia 2.5D, e abbiamo la possibilità di fare selfie in modalità notturna un pochino più luminosi grazie alla luce che genera il display di questo K8. Il prezzo di questo bellissimo oggetto si aggira intorno agli 89 euro sul sito di 4G Retail oppure basta cercarlo bene o male su Amazon. E saliamo alla posizione numero 7 dove troviamo Wiko Lenny 3, un bellissimo telefonino adatto veramente ai più giovani, ha un display HD da 5 pollici, 1 giga di RAM, 16 giga di memoria, una buona fotocamera da 8 megapixel e un processore quad core da 1.3 GHz, anch'esso è dual SIM ed ha una batteria da 2000 mAh. Il prezzo di questo telefonino si aggira fra gli 80 e i 90 euro nei più diffusi shop online, ma anche nei negozi fisici, quindi potete dargli un'occhiata. Alla posizione numero 6 vi voglio segnalare uno smartphone che non si trova facilmente nei negozi, anzi sono sicuro che nessuno di voi lo conosce. Si chiama LIGO M8. Cos'è questo telefonino? È un telefono che tantoino non è, ha un display enorme da 5.7 pollici di risoluzione HD, Android 6.0, ha un processore MediaTek MT6737 quad-core da 1.3 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria, una doppia fotocamera sul posteriore da 13 megapixel e una batteria enorme, 3500 mAh. Il tutto a soli 95 euro acquistabile su Amazon. Ragazzi, dategli un'occhiata che è veramente interessante. Posizione numero 5, Alcatel Pop 4 Plus. Questi nomi sono veramente lunghi da pronunciare. In sostanza è uno smartphone con un display bello ampio, 5.5 pollici, risoluzione HD, ben
1,5 giga di RAM, abbiamo una memoria espandibile da 16 giga, un processore Snapdragon 8909 quad core e una batteria da 2500 mAh. Abbiamo anche una fotocamera posteriore da 8 megapixel e un anteriore da 5. Oltretutto, Alcatel offre sempre una linea piuttosto fresca, piuttosto carina, quindi piacerà sicuramente ai più giovani. Il prezzo di questo smartphone, sempre sul sito di 4G Retail, si aggira sempre intorno ai 70 euro, ma anche in altri shop online starà sotto ai 100 euro. Signore, se vuole qualcosa di meglio abbiamo l'appartamento reale, 100.000. Alla posizione numero 4, ragazzi, troviamo un telefono sconosciuto. Sfido voi a dirmi se lo conoscete o meno. Si chiama Ukitel U7 Plus. Che nome è? Comunque, abbiamo un display da 5,5 pollici HD Android 6.0, un processore quad core a 1,3 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria e un ottimo lettore di impronte digitali che sta ovviamente sulla parte posteriore dello smartphone e una fotocamera da ben 13 megapixel. Il prezzo di tutta questa tecnologia costa solo 88 euro su Amazon. Prezzone. E siamo al podio, posizione numero 3. Ho collocato al terzo posto LG X-Screen. Un telefono che ha un display da 5 pollici in HD, ha un processore Snapdragon quad core da 1,2 GHz, RAM 2 GB, quindi niente male, capacità di memoria interna 16 GB espandibili, con micro SD ovviamente, una fotocamera principale da 13 megapixel con un anteriore da 8. La caratteristica principale di questo piccolo smartphone è che è, oltre a essere molto molto sottile, 7 mm di spessore, ha un secondo display in alto che vi permetterà di vedere le notifiche oppure di inserire direttamente delle piccole frasi, piccole informazioni in più sul vostro display, anche quando è spento. Il prezzo di questo LG X-Screen è di 109 euro sul sito di 4G Retail, ma ovviamente lo troverete in offerta su altri shop online. Ragazzi, posizione numero 2, ci siamo quasi. Cosa ho messo alla numero 2? UMIDIGI G, ovvero il piccolo iPhone 7 Android che costa veramente poco. Sottile, leggero, 135 grammi, display HD da 5 pollici, fotocamera da 8 megapixel più la frontale da 2, processore MediaTek quad core da 1,5 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria espandibili. 2000 mAh di batteria e anche dual SIM ed è aggiornatissimo. Android 7 Nougat. Ovviamente ha un lettore di impronta digitale posizionato frontalmente che ricorda un po' l'iPhone e quindi lo sblocco è veramente facile facile. Il tutto a 95 euro su Amazon, veramente un ottimo acquisto. E pronti per il podio, il telefono che conviene di più acquistare con 100 euro di budget. Quale sarà? Eh sì, manca solo lui nella classifica, lo avete già indovinato, sono sicuro. Eccolo, lo Xiaomi Redmi 4A. Io lo prendo! L'ho Va fissato! È bene. mio, eh! Non lo date a nessuno, eh! Un telefono eccezionale sotto ogni punto di vista. Ha un processore Snapdragon 425 quad core da 1,4 GHz a 64 bit, display da 5 pollici in HD, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria, Android 6.0 ma che si aggiorna di continuo grazie all'interfaccia MIUI, una fotocamera posteriore da 13 megapixel, una anteriore da 5, batteria infinita, 3120 mAh, lo abbiamo già detto nella recensione, se non l'avete visto correte a vedervi. Una batteria veramente portentosa. Il tutto costa 109 euro, ma anche 99 euro a seconda delle offerte su grosso shop. Questo è il telefono che conviene più acquistare con 100 euro. Bene, ragazzi, abbiamo finito anche per oggi. Questi erano i migliori 10 consigli con un budget massimo di 100 euro. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale The Ciasti e non perderete mai i nuovi video. Ragazzi, vi saluto, alla prossima. Ciao!